Ed ecco a voi Ciampolillo, il costruttore, l'uomo a cui è appeso il governo Conte. La dinamica è semplice. Sono andato a votare e si può votare alla fine della seconda chiama. Ho chiesto di votare e ho votato. Fine. Capito? Fine. Perché non era in dubbio. Lui era lì per il bene della nazione. Era ancora in dubbio, quindi. Non era così convinto. Non si tratta di essere in dubbio, si tratta di avere a cuore il bene della nazione. Vi ringrazio, buona serata. Va bene, ho capito, Ciampolillo, hai votato in coscienza e hai pensato al bene della nazione. Andiamo avanti, dai. Io ho fatto questo per l'interesse della nazione. Ma lei pensa entrare nel governo in qualche modo? Ma qualsiasi cosa la vediamo dopo. Ah, quindi dopo magari qualche cosina arriva Ciampolillo. Dai, prova a balbettare qualche altra scusa, dai, vai avanti. Perché bisogna per io credo che la cosa più importante sia partecipare e poter dare il proprio contributo, però concretamente. Beh sì, l'importante è partecipare, Ciampolillo, però concretamente. Ma che cosa intendi con quel concretamente? Non è che stai cercando un bel ministero, magari dell'agricoltura, dato che sei quel genio che voleva curare la xylella con il sapone o le onde elettromagnetiche? Se le proponessero adesso un ruolo di responsabilità insieme al governo, ad esempio essere un sottosegretario oppure addirittura ministro, per esempio l'agricoltura, lei si è occupato dell'agricoltura? Beh, certo, sicuramente farebbe piacere a me come farebbe piacere a chiunque. L'agricoltura mi potrebbe piacere tanto perché mi sono impegnato parecchio sulla questione della xylella in Puglia, nella mia fantastica Puglia, con quegli ulivi che oggi soffrono e sono stato mesi in campo. Sentito? Beh, certo, questo farebbe piacere a me. E per di più ha già individuato il Ministero dell'Agricoltura, perché lui vuole andare col sapone dalle xylella alle piante dell'olivo, mettere a posto la xylella, oppure con le onde elettromagnetiche. Quindi, beh, certo, Ciampolillo. Si è parlato molto di mercimonio, mercato delle... No, io mi sottrago a questo, quindi non lo sanno gli altri, quindi non infatti... No, certo, tu ti sottrai, lo sappiamo, è fatto notorio, Ciampolillo si sottrae. Però vediamo se ad un'ulteriore domanda specifica dei giornalisti ti sottrai ancora, eh? Però se le dovessero dare un dicastero o un sottosegretariato, si farà, diciamo, questo immediatamente questo assioma, no? Ma ho capito, diciamo, la gente, gli altri possono essere quello che vogliono. In ogni caso, diciamo, non mi dispiacerebbe. Beh, anche tu hai capito, l'assioma, gli altri potrebbero pensare questo. Drammaticamente però non ti dispiacerebbe. E allora ti dico la verità, Ciampolillo. Sei una delle peggiori figure più oscure del Parlamento italiano. Sei uno di quei senatori che sei andato lì fino all'ultimo, facendo mancare il voto fino all'ultimo perché hai alzato il prezzo. Stai già chiedendo al Ministero dell'Agricoltura, con flagello di tutta la zona agricola italiana, perché tu andrai col sapone alla xylella, aggiungendo comicità alla drammaticità di questo momento. Ciampolillo, la verità è che non sei un responsabile, sei banalmente un trans. Fuga, hai alzato il prezzo, hai trattato, e ciò che più indigna gli italiani è che questo governo si mantiene con figure come la tua. Certo, beh, forse abbiamo capito Ciampolillo, ma soprattutto abbiamo capito come ha lavorato nottetempo Conte, non per l'Italia, ma per difendere la sua poltrona.